piacere, come sta signorina? A Dio la conservi. E lei cosa fa di bello, signorina? Guardi, io ho un lavoramento biennale alla Via Signora e faccende ben fatte prima mano a $6.25. Mamma, è arrivata la signora Sole. Chi credevo morta? La signora Khan. Credevo che fosse morta. Ma no, dove vive? Le pompe fune. Io che c'è bene? Meraviglioso. Ma che piacere, che piacere tornare a casa e trovare una bella donna che mi aspettava. Bene, anche vieni che ti presento gli altri nostri amici, vieni, vieni. E cerca per cortesia, vieni avanti. Oh, fermo, fermo, fermo. Oh, fermo, fermo. La cravatta, a posto. Vieni, vieni, vai pure, ti raggiungo fra 2 minuti. Vai, i soldi, i riconoscimenti, capitolo primo. Qui è sempre stato tutto, casa, adorava la casa. La signora Simmons qui è la sorella del signor Jones, nostro prossimo paziente. Ma lei è il dottor Sanderson? Sì, può sedersi, prego. Grazie. Ora saliremo a visitare a mezzogiorno. È sotto la doccia. Oddio, mi sono dimenticato di chiudere l'acqua. Willy, Willy, sei pronto? Willy, ricordi si che hai messo? Willy, non ha mai ricordato il tuo nome. È una persona blu. Willy, glielo abbiamo promesso, Willy. Sì, sì, però io ora devo andare a visitare una mia paziente e torno subito. Quindi, una giornata si veloce veloce, Willy, non voglio portarti al cocktail, voglio dare la voglia di vedere tutti dentro la casa delle clou. Lei ha consentito ad uno psicopatico di andarsene indisturbato da questa clinica e di andarsene in giro con un coniglio bianco ipertropico. Buca, dall'antica mitologia celtica, spirito burlone con sembianze di animali sempre imponenti. Il buca appare ora qua, ora là, ora sì, ora no, ora questo, ora quello a suo capriccio. Saggia, seppur maliziosa creatura, ma molto gli alcolici e gli squilibrati. E lei come sta, signor Wilson? E lei come sta, signor Wilson? E lei deve sapere come sta dentro l'enciclopedia. Ah, al diavolo! Mi ha brancata e mi ha portata là dentro. E poi, Continua, ragazzina, continua. Oh, povera mammina. Che ti ha fatto? Era giovane. Birdle, forse è il caso che tu esca. No, oh, proprio adesso, no, davvero. Continua, mamma. Continua, Betta. E lei chi è? Charlie. Bene, 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 ho giusto qualcosa da dirgli. Chi è lei? Sentiamo. Ma che mai? Io sono l'avvocato Dudley e Charlie dov'è? Il professore vuole sapere sempre con chi sta parlando. Il professore preferisce di chiamarsi avvocato Dudley. Capita a proposito, Charlie. Buonasera, avvocato. Non perdiamo tempo, è stato qui. Aspetta, che prima o poi da qualche parte sbuco. Ah, sì? E tanti ossequi a lei e a chiunque le sia dato di incontrare. Arrivederla, signora. E ho pensato a Miss Kelly che lei meritasse dei fiori. Adornano perfettamente il suo volto. So. Risentita stigmatizzò con severi commenti l'intrusione di quell'essere e le espulse dalla cucina.
E che cosa gli disse? Fu energicamente persuasiva. Lo specifico dei commenti è influente. Ma io voglio sapere con quali parole cacciò la creatura dalla cucina, dalla casa. Lo guardò fisso negli occhi, accecata dall'ira, esclamò: vai a farti tu! Ma vai a farti, sì. Birra ghiacciata e un'ultima pazza gioia ad Akron. Professore, che fa? Vuole distendersi? No. Eccola qua. Signora, lei è sceso da tassi senza pagarmi? Oh, è vero. Quant'è? La corsa più tempo perso qui ad aspettare, 2,75? No. Quando è così, io e i miei soldi li voglio subito.